La vista è l'altro senso, certamente molto importante per il desiderio sessuale, ma con una priorità, con una forza, potremmo dire, diversa tra uomini e donne. Nei maschi la vista è certamente il senso numero uno. Nelle donne viene in coda dopo l'olfatto, il gusto e il tatto, quindi il canale cinestesico, e dopo l'udito. Tuttavia, se la vista nel senso di fisicità della persona che desideriamo è importante, è oggi crescentemente importante nelle donne perché finalmente il desiderio femminile si è liberato di una serie di condizionamenti importanti. Uno, il fatto che la prima ragione per scegliere un partner in passato, quando la donna non lavorava e non aveva redditi propri, era di avere un partner che fosse una garanzia per la sopravvivenza non solo della donna, ma dei bambini. Quindi venivano scelti partner sicuri più che non partner belli. Oggi che la donna ha una propria indipendenza economica, perlomeno una donna su due in Italia, perché ha un proprio lavoro, ecco che è molto più forte la scelta basata sul canale sensoriale dell'attrattività fisica che include certamente anche la vista. Detto questo, nella declinazione del desiderio è però molto importante, lo è stato in passato e oggi mantiene una sua forza e una sua straordinaria gamma espressiva, il tipo di sguardo. Lo sguardo d'amore. Con lo sguardo noi possiamo esprimere una vastissima gamma di espressioni che possono nutrire il desiderio, stimolarlo o ucciderlo. E quindi possiamo avere sguardi di tenerezza, sguardi di ammirazione, sguardi di seduzione, sguardi che sono veramente carezze sensualissime, sguardi che fanno sentire una donna o un uomo al centro dell'attenzione, sguardi che ci fanno sentire unici al mondo e ci fanno letteralmente ribollire il sangue nelle vene per la botta di desiderio che ci danno e ce li ricordiamo ancora negli anni, oppure sguardi duri, cattivi, aggressivi o di disprezzo che uccidono il desiderio. Quindi molto importante innanzitutto ascoltarci. Conoscere sempre meglio la nostra mappa sensoriale, sapere non solo quali sono i canali più forti nella nostra capacità, nelle nostre antenne erotiche con cui ci rapportiamo con gli altri o un altro o altra amati, ma anche imparare ad esprimere all'interno di ciascun senso quella capacità erotica sensuale, che per quanto riguarda la vista, si esprimerà con una capacità di sguardo potente, espressiva, seduttiva, da secum ducere, che porta l'altro verso di noi, che lo sa sedurre con grazia. La donna in particolare ha poi un elemento molto importante, che è l'uso della palpebra. La palpebra che si abbassa e lo sguardo laterale, ripensate per esempio alla Marilyn Monroe, guardate il volto, perché è diventata un'icona della seduzione? Perché la bocca sta socchiusa e questo dichiara apertura alle emozioni e all'amore. Lo sguardo è laterale con la palpebra un pochino abbassata, perché questo significa mi abbandono e non controllo. Mentre invece quando abbiamo l'occhione spalancato e la bocca serrata abbiamo poca disponibilità amorosa perché significa che abbiamo tutto il sistema cognitivo di allerta che fa lo scanner sulla situazione e la bocca che si chiude alle emozioni. Quindi un altro aspetto molto interessante della comunicazione non verbale è imparare a conoscere come noi utilizziamo i nostri organi di senso, ma anche la mimica del volto che ne accompagna l'espressione.